No, tu una tizia, giusto per scrupolo, visto che adesso abbiamo parlato con una... Magari è contenta. Dintorni, cos'è che c'era? Tempio, dintorni, muro. Balenata, vale sottoponte, fortino. No, sto pensando anche al discorso del cimitero dove potrebbe essere Emma. Non c'è niente che sono tombe antiche. Cos'è questo? Qualcosa che possa... Udienze, sentire la tenuta, pendio. Beh. La prima parte del gioco. Ma qui, ancora qui, vediamo cosa dice. Ti ho dato il riso da dare all'erede divino. Sì, ne ha fatto degli onigiri. L'erede divino del retaggio del drago. Li ha fatti lui. Sì, ne è rimasto entusiasta. È stato lui. Capisco, sarà anche l'erede divino del retaggio del drago, ma è pur sempre umano. Cosa dico? Certo che lo è. Sono sicura che avrà avuto i suoi dubbi sulla rinuncia all'immortalità. Ciò nonostante, è la via che ha scelto. Vorrei chiederti una cosa, Shinobi dell'erede divino. Sì. Come si chiama? Lord Kuro. Lord Kuro. Mi suona Come si bene, chiama? Lord spero di Kuro. È il incontrarlo. nome? Un giorno. A meno che non è il nome quello, ma... Shinobi dell'erede... Sai il be... Arrivederci, Shinobi dell'Ere. Shinobi del Se. Ti chiedo scusa, il riso te ne darò. Arrivederci, Shinobi. Adesso è andata. Ma questa stanza qui non c'è proprio niente, eh? Qua? No, non credo che ci siano. Non so perché, è sempre trovato strano questa cosa qua, ve lo ricordate, che l'ho sempre detto. Infatti, guarda là. Che ci fa qua? Ah, i capelli grigi o sbaglio? Un pochino? No? Sì. Non voglio perderli. Sì. Ma se dovessi scegliere la via della restituzione del retaggio del drago, forse sarei costretta ad abbandonarvi tutti. Grazie per queste belle parole. Quale parola? Con chi sta parlando? Amici, ascoltate. Ah, È esci. gentile, in realtà. Mi ha dato questo. Eila? Shinobi dell'erede divino. Non ti avevo sentito. Grazie a te. Ho potuto intrattenere una profonda conversazione con i miei amici. Con i bambini delle acque del ristoro. Sì, c'è una cosa di cui vorrei discutere. Io credo che non dovremmo recidere il retaggio del drago, bensì rimetterlo al suo giusto posto. Il luogo a cui appartiene. Proprio così. Il retaggio del drago è stato liberato dalle sue terre ed è arrivato qui in Giappone. Il suo potere non era destinato a queste terre, finché non sarà fatto Beh, qualcosa. divino, Esso diciamo. continuerà a corrompere le vite di coloro che incontra. Il retaggio del drago e coloro che gli sono legati. È solo giusto che tornino a casa, a ovest.
al luogo di nascita del drago divino. Però c'è un problema. Non conosco la destinazione esatta. Chi ne ha conoscenza? Forse il sommo sacerdote del Tempio Senpo. Oppure... È morto? No, no, è sparito. È il fondatore del Tempio Senpo. Mi chiedo quanti anni abbia. Si trova dentro una stretta grotta non lontano da qui. Shinobi dell'erede divino. Sì? Questa strada non è quella di chi vuole recidere i vincoli dell'immortalità. Non cerco di imporvi la mia opinione. Se vuoi restituire il retaggio del drago, forse dovresti cercare il sommo sacerdote Senpo. Ci penserò. Grotta. Una grotta stretta non lontana da qui. Ma che siamo? Non so neanche dove. Cioè siamo. Ma come può essere? Che siamo fuori dal mondo, direi. Una stretta. Oh. Ci sono gli abissi che sono... No, gli abissi, come si chiamano? Adesso c'è qualcosa da aggiungere. Perché sei dato? Ah. No, lontano da qui. Forse intende su Monte Kongo, quindi, perché qua viene considerato Monte Kongo. Oh, aspetta. La grotta, quella che abbiamo portato... Aspetta. Beh, allora dovrebbe essere montata, sì, teoria. Quella dove abbiamo trovato l'arte, no? Quella caverna lì dove c'erano i tizi... Qui fuori, dico. E poi bisogna guardare questa cosa qua. Qua dico, magari qui dentro. Insomma, un dramma, sta ustione. Qui non c'era un Eadles, no? Queste mummie. Fondatore ha detto, no? Sì. Però potrebbe essere. Questo sacro purificazione, un passaggio sacro nel viaggio verso l'illuminazione. Immortale, prego per il ritorno del drago. Or dunque, immortali, attendiamo un'era. Attendiamo che l'erede divino beva le gelide lacrime di drago. Che il saccello si cibi di entrambi i frutti della serpe. Che il saccello perduri e gli sia rifugio.
affinché possa egli tornare all'Occidente. No, non su un cielo, all'Occidente. Beh, Giappone all'est. Allora, i frutti... Non è che sta parlando di questo? Vediamo adesso, 1000... 2000 qualcosa. Più 1000... 5000... Devo farmare. No, dov'è che volevo vedere... Cos'è che... sì, venuto in mente adesso quello del coso essiccato, no? Che la vecchia l'aveva parlato anche di quello, invece non è essiccato. Ma dov'è? Qua. Beh, vice e serpente essiccate. Mi sta venendo in mente una cosa. La grande serpe è considerata il cuore, è il luogo in cui risiede il suo spirito. Mi viene in mente che non è che finalmente dobbiamo uccidere il serpente per invece l'altra viscera non essiccata, ma fresca fresca e sanguinolenta. E come si fa col serpente? Mi ricordo che c'era uno spettatore, Federico, che mi aveva detto che si poteva uccidere il serpente, quindi forse non bisogna andare... Cioè, il serpente non c'entra niente con l'idea del drago, evidentemente. Ma il serpente è serpente, la grande serpa, come dice qua. Quindi, se fosse così, lui aveva detto che si poteva, o forse lui l'aveva ucciso ancora subito. Perché c'è ancora tutta la parte, in effetti, che io non ho prestato molta attenzione. Quando siamo scappati dal serpente ancora... cos'è? Intorno all'episodio 10, non so, non mi ricordo esattamente. Mi ricordo che io ho scelto lì la strada molto più rapida e ci eravamo trovati per andare verso il tizio a cavallo, il primo boss a cavallo, Gyobu. Però lì mi rendo conto che lì non avevo esplorato tutta la zona lì. Cioè, perlomeno sono andato diritto, un po' per scappare anche da... Forse dovevo cercare l'idolo per riposare un attimo. E lì non ho cercato. E lo spettatore, Federico, aveva detto che... si doveva salire, qualcosa del genere, e poi si affrontava il serpente. A questo punto mi sa che ci serve questa cosa. Dobbiamo tornare di nuovo dalla tizia. Vediamo se aggiunge qualcosa. Pare possiamo andare di qua, no? Non credo che sia tornata qua. Ah sì. Boh, andiamo a farsi un giro per parlare con i suoi amici. Shinobi dell'erede divino. Hai per caso incontrato il sommo sacerdote del Tempio Senpo? Era morto. Il sommo sacerdote era posseduto. Com'è possibile? Non lo so. Comunque ha lasciato questa nota. Darò un'occhiata. Capisco. Mangiando due lotti del serpente potrò fungere da sacello per l'erede divino. Così sarà possibile riportare il retaggio del drago nella sua terra. Io fungerò da sacello. Ma che vuol dire sacello? Devo guardare. Sono una fanciulla celeste delle acque del ristoro. L'unica sopravvissuta. La morte non mi trova tanto facilmente. Shinobi dell'erede divino. Se vuoi prendere la via della restituzione del retaggio del drago, allora portami due loti del serpente. Da che parte dovrei iniziare? Si dice che il fegato di una grande serpe sia rosso come un loto. Fegato? Qui non il cuore. Oh, me lo dai, riso. Ti chiedo scusa, te ne darò... voglio ci provo, ormai è un'ossessione. Se vuoi prendere la via della restituzione... Quindi intendi andartene,
Torna a trovarmi. Tra l'altro non possiamo dargli niente, però non possiamo dargli neanche l'altro. Quindi vabbè, proviamo un attimo la curo. Non credo che serva niente. Vabbè, adesso torna Emma magari invece. Visto che abbiamo fatto, penso, dei... Quindi ci sono diverse vie, insomma, quello che si capisce. C'è la purificazione, c'è la recisione, la purificazione, il ritorno del potere, diciamo. E poi forse quello del... quello se stavano dalla parte del gufo, che mi sono una stupidata, insomma, quella. Quindi ho quella lì, nel gufo, che non so come chiamarla, adesso non mi viene in mente, come via. O la recisione, mi pare si chiami, o la purificazione, o il ritorno. E forse noi in questo momento abbiamo aperto tutte le strade. Ancora. Insomma, non è una cosa poco importante quello che abbiamo visto in questi ultimi due episodi. La restituzione comporta che muore Kuro. Mio sire. Hai fatto bene a tornare da me, lupo. Hai raggiunto il palazzo della sorgente? Sì. Bene. Lacrime di drago. Niente, sì. Niente. Non... Emma non è ancora tornata nemmeno. Dobbiamo andare... Poi sì, vabbè, ci serve tanto da farmare. Magari se qua... Oppure, boh, tornerà più avanti. Oppure devo capire cosa sia questo... Non mi viene in mente... Non si può... ho visto che ormai stiamo rigliando tutti, non si possono rigliare. Dietro magari, visto che hanno fatto un dietro. Sentiamo cosa andrà a dire. Orango. Davvero? Orango si chiama. Sempre un branco di ladri. Le fiamme ardono ancora. Emma, la risposta non cambierà. Colpirò statue di Buddha per l'eternità. E le fiamme dell'odio continueranno a bruciare. Non posso fare altro che tenerle a bada. Orango. Cosa c'è? Se non verrà il momento, io... Ho un Buddha da scolpire. Addio. Addio? Stai lì un attimo che voglio parlare, dobbiamo sbirciare tutti, ma cioè origliare tutti. Vediamo un attimo. Ah, c'è il sacche, cavolo. Mastro Lupo, sei qui anche tu. Mi piace il suono di un Buddha che viene intagliato. Ecco perché mi fermo sempre volentieri qui. Ne ha fatti di Buddha. Adesso mi gioca, non abbiamo. Addio, Mastro. Ma addio, non ci sono novità di quello che dicevi. Sei andato. Sono impegnato col mio Buddha. Mi ci vorrebbe una tazza di tè. No, pare che non possiamo più dargli niente, in effetti a lui. Ora sarà per un'altra volta. Una tazza di tè. Ti ospiterò quando vuoi. Magari la troviamo la tazza di tè prima o poi. E adesso? Ah sì, serve a fare il serpente, quindi. Voglio iniziare a esplorare un attimo. Come siamo messi a punti, ma tanto lì. Quindi, in teoria dov'è che era? Qua? Thank you.
O meglio, no. Facciamo, ritorniamo indietro da Fortino, no? Un'occhiata indietro da qua. Noi eravamo arrivati da là, da quel buco là. Mi ha fatto spaventare, non mi aspettavo che ci fosse nessuno. Una pagina strappata dal catalogo delle erbe di Ascina. Un compendio di erbe e fiori, seme della percezione cresceva naturalmente nei crepacci e nelle valle profonde. Secondo gli abitanti della forra, tali luoghi sono adatti a offrirsi in matrimonio alla grande serpe. Chi desidera diventare una sposa diventerà nel ventre della serpe nella valle. Mi sembra una confusione di cose. Nel ventre della serpe nella valle. Parla della forra giù? Meno che non bisogna tornare là. Dove siamo stati chiusi, no? Dove siamo rimasti chiusi dentro nell'edificio, nella casa. Ma quella può essere una possibilità. Però prima diamo un'occhiata qua. Ah, tra l'altro. Questo è il tizio che piange, mi ricordo. Ah, in realtà sembra... Non ci si va di lì. Vedo che c'è un sotto, però non so se... Però non... Ma andarla. Consigliato abissi forse. Bisogna andare giù dalla forra se proprio vogliamo fare questo giro. Vabbè, Massimo, ve lo taglio. Io provo ad andarci dopo. Vediamo se c'è. Che situazione. Magari sì. È molto probabile che. Dicevo, è molto probabile che in realtà il serpente si resetti, non so.
questo non va più niente, penso. Ah, in caso. Dove trovi i tanto. Infatti qua. Ma no, è tornato tutto uguale qua. Non è qua allora. Che sei tornato? Non è da qua che si fa. Non c'è neanche bisogno di tagliato, spero tu. Niente. Bisogna provare a fare il giro invece dalla... da là. Questo non ha niente da aggiungere. C'è la frutta. Dicevo. Ridiscendere da qua. Che qua il serpente non c'è. Mi sta inquietando. Sono stati obbligati, diciamo così, a farla di fretta questa zona, ma non... ma sembra che comunque sia sempre lo stesso una... una cosa di passaggio e basta. Oh.
Proviamo qua. Ma credo che non serva. Ah, niente. Ok. Ne ho provato a buttarmi, ma era la stessa parte. E allora dove cavolo si va? Allora, di sicuro non è nel regno, perché nel... là non ha senso, cioè siamo in un'altra... Quindi se deve esserci la serpe, deve esserci da qualche parte, qui. Ah, che c'è di nuovo il tizio. Il Mr. Potato. Cioè, qui intendo dire... in questo mondo. Mm-hmm.